Ehi, shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah Israele, sparsi nei quattro punti della terra, rischiando la propria vita per tirare fuori questa verità. Io sono il fratello Yaraya Yashar Allah del campo di GMS Italia. E i nomi che avete appena sentito, Yahweh, è il vero nome del Padre Creatore, Padre Onnipotente. Suo nome vero è Yahweh, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Dio e altri nomi. Suo figlio che ha mandato per essere il sacrificio perfetto per farci ritornare a lui, la casa di Israele, ok? Il suo vero nome è Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza e inganno chiama Gesù, con l'immagine di Cesare Boggia. E volevo fare questa lezione riguardo, come vedete comunque sullo schermo, scaffali vuoti, ok? Queste sono profezie e li stiamo vedendo arrivare. Questi giorni che arriveranno, questo inverno che arriverà, sarà un inverno come mai prima, ok? Saranno inferni, ok? Inferni di inverno. Andiamo a vedere. Voglio leggere da questo articolo che mi ha mandato il fratello Kalam, mi sa 5 giorni fa, ok? È stato pubblicato il 25 settembre. E leggiamo, dice: allarme, pasta, rischio scaffali vuoti da inizio 2022 e prezzi alle stelle. Gli esperti prevedono ricari superiori a 20% a pacco per Natale, Ferro e Molisana. Tra marzo e maggio non avremo abbastanza grano, nemmeno durante la guerra ne mancò così tanto grano. Vi stanno già avvisando, perché dovete capire, la stampa, i giornali sono strumenti dei così chiamati governatori di questo mondo, le famiglie bancarie, ok, le Rothschild, le Bauer, le Oppenheimer, ok, che sono la stirpe dei malvagi che stanno governando questo regno in malvagità, ok? Con la nazionalità biblica Esau, Edom, ok? Sono coloro che stanno manipolando queste cose affinché il popolo può essere umiliato e può accettare qualunque legge draconiano spingono con facilità, ok? Quindi devono far venire anche un po' di povertà, che okay? Così qualunque legge mettono, il popolo come delle pecore, senza pensare, saranno sottomessi, ok? Ma la cosa che non sanno è che il padre Yahweh Hashem Yahushai che sta orchestrando tutto, loro credono di fare tutto questo della loro intelligenza e volontà, ma il padre Yahweh fa tutto questo, come vediamo nel libro, traduciamo, ok, come vediamo nel libro di Giobbe 21:30, che l'empio è riservato al giorno della perdizione, essi devono essere portati avanti alla giornata di furore. Il Signore ha fatto ogni cosa per sé, sì, anche i malvagi per il giorno del male, ok? Il Signore Yahweh Hashem Yahushai ha fatto ogni cosa per sé, sì, anche i malvagi per il giorno del male. Il Padre li ha preparato per il giorno del male, questi qui. Andiamo a leggere un po' e dopo vediamo. Dopo il caro bolletta che sta arrivando, a sviluppare il governo e il caro pasta nella grande distribuzione, gli aumenti sono già scattati. Ma la vera stangata potrebbe arrivare intorno a Natale, quando gli esperti temono aumenti nell'ordine dei 15 a 20 centesimi al pacco. Un ricaro in molti casi superiore al 20% che rischia
di mandare in crisi i conti delle famiglie italiane, una tempesta perfetta che parte da lontano e si intreccia con il combinamento climatico, che è una scusa che usano sempre, ok? Perciò noi sappiamo che le terre non mancano per coltivare, hanno appositamente fermato questi contadini da fare questi lavori. Vediamo molti video che partono anche dall'America, che pagano i contadini a distruggere il cibo che coltivano, ok? Perché devono far venire una bella carestia, così la gente può essere più sottomesso anche a prendere queste acque di Vanessa, il veleno, ok, che vi stanno iniettando, la puntura, e per portare anche arrivare al marchio della bestia, che sarà il microchip. È tutto pianificato. Ora andiamo a vedere dal lato delle scritture, che è tutto profetizzato. Questo è il libro di Luca, capitolo 21, versetto 11. Leggiamo, speriamo che me lo traduce bene, se no vado a prendere. E dice: e grandi terremoti saranno in diversi luoghi, che ne stiamo vedendo in gran numeri. Questi terremoti li stiamo vedendo in diverse parti del mondo, ok? E stanno succedendo a raffica ultimamente, e carestie e pestilenze, carestie, stiamo vedendo i segnali già, ok? E poi, se state attenti, state vedendo cosa sta succedendo anche in Inghilterra, ok? I miei genitori vivono là, ho parlato con la mamma un paio di giorni fa e mi dice che le cose stanno costando esageratamente il triplo, ok? Pestilenze, e dal cielo vi saranno cose spaventose e gran segni che stiamo già vedendo in tanti, ok? Ma prima di tutto questo vi metteranno le mani su di te e proseguiranno voi, ok? Offrendo voi fino alle sinagoghe e in prigione, di essere portati prima di re e governati per il mio nome, ok? E queste cose li stiamo già vedendo, ok? Vediamo qui Luca 11, no, 20, 21. Ok, perciò stiamo vedendo già questi segni qui e cominceranno a dare caccia a coloro che spargono questa verità, come li stiamo già vedendo in proporzioni piccoli, ok? Che sì, ci chiamano i complottisti, diversi nomi, no? E la cosa sarà ad andare sempre in peggio, ok? Tutto questo non è per mettere paura alla gente, ma è per farvi capire quanto terribile può essere il Padre che ha creato tutto, ok? E dovete avere il timore del Padre, ok? Perché molti si sottometteranno a queste cose qui e si faranno dare i veleni, prenderanno il marchio della bestia e non ci sarà più salvezza per loro, ok? Dunque, noi che siamo in questa verità, sappiamo che il Padre non ci lascerà, non ci mollerà, ok? In tutta questa carestia che sta succedendo, ok? Stiamo pregando, ecco perché siamo per le strade, stiamo facendo il nostro meglio per partecipare in questo lavoro che ci ha comandato di fare, ok? Di pascere, di dare da mangiare alle sue pecore, che okay, di spargere questa verità, ok? Perché aspettiamo che il Padre ci dia l'aiuto in questi tempi difficili che arriveranno. Potete continuare a leggere tutto questo libro di Luca 21, che è connesso anche con il libro di Matteo 24, ma voglio prendere un altro precetto. Si trova in Isaia
Isaia 65. E che cosa è questo? Perdonatemi. E ecco qui. Dovevo scrivere qui. Isaia 65. 65 e versetto 13, che dice: perciò così parla il Signore Yahweh Hashem Yahushai, ecco i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame, ecco i miei servi beranno, ma voi avrete sete, ecco i miei servi gioiranno, ma voi sarete delusi. Ok, coloro che hanno messo le speranze in mani degli uomini, ok? Saranno delusi. Coloro che hanno messo le speranze nella ricchezza che hanno accumulato questi anni qui, coloro che hanno messo le speranze nel loro lavoro, ok? Saranno delusi, ok? Perché arriva una grande carestia ed è tutto ordinato dal Padre. E il Padre, Yahweh Hashem Yahushai, che fa tutto, ok? Ecco perché bisogna avere il timore del Padre e di cercarlo mentre lo si può trovare, mentre è ancora disponibile. Stiamo vedendo diverse notizie, tipo da un paio di giorni adesso, YouTube ha tirato fuori la legge per togliere qualunque video che loro dicono che è disinformazione, ok? E sappiamo che la fame della verità sta arrivando, come dice il libro di Amos, capitolo 8, 11. Questa fame sta arrivando, arriveranno i giorni di cui noi non potremo più predicare queste cose qui. Questo è il libro di Salmi 34. Salmi 34 e 10. I leoncelli, anzi andiamo a vedere un'altra spiegazione, vediamo. Bene, leggiamo, dice qui: i leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore, ok? Ma quelli che cercano l'Eterno non mancano di alcun bene, ok? Coloro che cercheranno il Padre Yahweh Hashem Yahushai non gli mancheranno niente, ok? Ecco perché noi stiamo pregando, ok? Cercando la misericordia del Padre Yahweh Hashem Yahushai affinché possa aiutarci questi giorni malvagi che stiamo per entrare, ok? È bello questo sito qui, perché possiamo vedere tutti i testi diversi, ok? Dunque, condivido un altro precetto sempre nel libro di Salmi, capitolo 37. E era versetto 19. Dice: non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame, ok? Vedete, cioè, noi nei tempi di fame che abbiamo la fede in un potere superiore che è Yahweh,
il vero potere nel suo figlio Yahweh Shai, non avremo fame, non avremo le preoccupazioni che avrebbero uno normale che non ha questa fede qui e che saranno sottomessi a tutti i complotti dei malvagi, ok? Spacceranno la propria anima a questi malvagi qui. Dunque, qui potete anche vedere come sono corrotti un po' le scritture italiane. Qui dice: ecco, confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. Cioè, non dice quello che è. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e nei giorni di carestia saranno saziati. Non ci sono versetti che hanno questo riferimento. Guardate, questo proprio non ha il versetto che ha questo riferimento con la Bibbia della gioia. Che Bibbia è? Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e saranno saziati nel tempo del fame. Ok? E condivido un ultimo versetto e chiudo questa lezione sperando che è edificante, che è il famoso Salmi 91. Libro di Salmi 91 dice: chi abita al riparo dell'Altissimo. Qual è il riparo dell'Altissimo? Il riparo dell'Altissimo è questa verità, ok? Questa verità è il riparo dell'Altissimo. Questa verità non si trova nelle chiese, non si trova da nessuna altra parte, ok? Se non dai veri figli di Israele, gli ebrei israeliti, ok? Il campo che porta il messaggio più giusto possibile al 100%, è la Great Millstone, la gran pietra di mulino, ok? GMS. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente, ok? Noi prendiamo il Padre Yahweh e suo figlio Yahweh Shai come il nostro rifugio, ok? Abbiamo la fede che ci aiuterà nei tempi durissimi che stanno arrivando, ok? Questa carestia sta arrivando e noi non abbiamo paura, ok? Non inchineremo al marchio della bestia, non inchineremo alle punture del serpente, ok? Perciò questa lezione dovrebbe essere per incoraggiarvi, ok? Di avere il timore del Padre, di cercarlo ora mentre lo si può ancora trovare, prima che sia troppo tardi. Spero che questa lezione è stata edificante e voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Baha Shem, Yahweh Shai, Waharuka Kudash. La prossima, Shalom.